Non c'è un buon modo per iniziare un video del genere. Semplicemente non esiste. Sento come il disagio di trovare un vecchio amico e lui mi chiede come stai. E io non riesco a fornirgli una risposta precisa e puntuale. Il fatto è che sono in quarantena come voi, ovviamente, e in sti 2 mesi ci ho avuto soltanto idee. Cioè, non facevo altro che pensare a robe. È come quando a un bambino piccolo togli tutti i giochi e lui si inventa qualcosa per intrattenersi. Ecco, è uguale. Il mio cervello chiuso in casa ha dovuto evadere un po' e sono qui. Approfitto anche dell'argomento quarantena per scusarmi per questa crescita irregolare dei miei capelli, ma insomma, se Mattarella si presenta spettinato, chi sono io per non farlo? Sono passati 4 anni dall'ultimo video e 8 da quando ho aperto il canale, quindi io non posso immaginarmi che crescita i miei iscritti abbiano avuto, e questa cosa è veramente bellissima e molto molto stimolante. Altresì, 4 anni di assenza ovviamente danno dei contraccolpi, YouTube sicuramente mi odierà e l'algoritmo mi butterà nei bassi fondi dei vostri feed. La campanella non esisteva 4 anni fa, quindi nessuno di voi ha la notifica, quindi se stai guardando questo video, complimenti, hai in qualche modo fottuto l'algoritmo di YouTube, chapeau. So che ho perso un po' di credibilità, so che quando ero più piccolo ho sempre detto farò questo, tornerò, però sai, 4 anni fa era completamente diverso, 6 anni fa, 7 anni fa, non ne parliamo, è completamente cambiato il modo con il quale le persone vedono la piattaforma, chi si approccia alla piattaforma e il come si approccia alla piattaforma. I progetti ci sono, sto lavorando a uno studio che non è questo che vedete, questa qua è la mia stanza, lo studio non c'entra assolutamente niente, è una cosa molto 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 più impegnativa, diciamo. Però non voglio dire assolutamente niente di che cosa si tratta, che cosa non si tratta. Diciamo che chi ne vuole sapere di più mi contatti su Instagram, magari ne possiamo parlare un po', può essere anche divertente, posso anche avere magari degli ottimi feedback da voi. Ma ci sono anche altre idee, perché questo video qua in realtà io volevo farlo più in là possibile per cercare di far coincidere i tempi col progetto, però diciamo che vedo che sta andando verso giugno e quindi volevo farmi sentire da voi il prima possibile. Ma le altre idee, per esempio, una delle cose che volevo fare subito era parlarvi di questo ragazzetto qua, di questo pallone firmato da MJ, anche perché ora c'è tutto il clima di The Last Dance e so che molti di voi seguivano quel basket dei miei iscritti, quindi questo potrebbe essere un buon contenuto. Niente ragazzi, quindi questo video era per dirvi che mi mancate, che mi è mancato tutto questo, che su Instagram sono attivo, quindi se volete mi seguite lì, mi contattate lì, mi scrivete lì, fate quello che volete come avete sempre fatto, di attivare quella che è la campanella che è stata inventata durante la mia assenza. Ci vediamo al più presto, promesso, promesso. Oh, fanculo, pensavo fosse facile.